Buongiorno, buongiorno, e ci siamo per una nuova puntata del Pungiglione. Buon mercoledì 21 dicembre. Allora vi presento subito i miei ospiti di questa mattina. Gianni Capretta, buongiorno. Buongiorno a voi. E Fabrizio Ferri, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Allora, si avvicinano le vacanze anche per noi, ma anche per voi, anche se so che lavorate. Ditemi un po' cosa state organizzando. Vai, chi va? Chi va? Vado io? Allora, noi siamo al 100 di Martin Sicuro. Martin Sicuro, siamo vicini. Siamo qui. Siamo a tu per tu. E niente, stiamo organizzando le nostre feste di Natale con vari eventi dal 24 dicembre, 25, 26, 28 e per finire il nostro 31 dicembre. Perfetto. Quindi iniziamo, vediamo un po' il 24. Il 24 faremo una serata prettamente per i latini, latinoamericano, perché loro festeggiano il Natale un pochino prima, c'è la vigilia, non fanno il pranzo come noi che dura 10 ore, ma fanno la serata. Quindi si chiama la serata a Sette Poio, organizza Cristian Martinez, una serata latina, urban, tutto. Tutto? Sempre con due sale, sono tre DJ. DJ Umberto, DJ Gorilla, e quindi... L'abbiamo dimenticato uno! questo è nuovo. Va bene. DJ Gianni, che poi... Che poi ti sei ricordato, capito? Va bene. E poi dopo niente, la nostra serata che sposteremo alla domenica 25, ospite direttamente da Cuba, Seo Fernandez e il Latin Black. Seo ci balla, si balla, canta, fa tutto. Sei cantante che ballerino. È un cantante per il mondo del latino famosissimo, uno dei maggiori esponenti cubani che si trovano qui in Italia, e è uno spettacolo vederli. Perfetto. Poi 20, si continua, dimmi. Il 26 invece Xmas Party è una raga, è una serata commerciale. Una serata commerciale. Cambiamo un po' il genere, sì. Quindi, ok. Quindi svariamo: nella pista grande ci sarà musica commerciale, nella pista piccolina c'era musica house. Con tutti un gruppo di ragazzi che hanno organizzato dalla parte che parte da tutto il Teramano e Ascolano. È una novità. Perfetto. Ci troviamo per la nostra prima serata, vediamo come andrà. Vediamo, e poi fateci sapere, insomma, se è il caso di richiamarli. No, scherzo. Invece il mercoledì 28 facciamo un'apertura straordinaria per fare una festa delle scuole, dato che la maggioranza di noi sono tutti maestri di ballo, e faremo una mega riunione di tutte le scuole, una serata a cena, e dopo cena ovviamente con la serata latino e commerciale. E poi Fabrizio, che dire, il 31 dicembre è il grande capodanno del 100. Che cosa succede? Un macello. Quest'anno andiamo alla grande. Quest'anno stiamo per chiudere le prenotazioni. Sì, buono. A 10 giorni dal 31. Sì, quindi stiamo quasi, anzi ci dobbiamo riunire prossimamente per dettare tutti gli argomenti di come organizzare, perché stiamo quasi full, quindi non serviva neanche pubblicizzarlo, insomma, siete pieni, cioè che lo diciamo a fare. Effettivamente adesso esce lo spot su R9, quindi... Ormai è tardi, cioè siamo andati in ritardo. Facciamo uscire, infatti ci diamo il contratto così. E cosa succede il 31? Il 31 manteniamo il format del sabato sera, comunque inizia sempre comunque da bere al cenone, poi faremo tutto il casino della mezzanotte, poi dopo saremo con la sala latina, la sala commerciale, sempre come il sabato notte che facciamo tutti i sabati. Perfetto. Posso aggiungere una cosa importante? Puoi fare quello la che famiglia vuoi. Del 100 è una famiglia per il sociale. Cioè, aspetta, non la buttiamo lì, per il sociale, perché buttiamo questo sociale. Io devo fare tanti auguri al nostro socio Manuel Peroni, che da qualche giorno è diventato papà. Da stamattina il nostro DJ Fabio DJ è diventato papà di Sofia, quindi è una fabbrica. Sì, ok, fate tutto. Va bene, chi parla latino produce. Adesso ci manca Gianni. E tu? Io Gigi ce l'ho. Ah, tu hai fatto. C'ha 4 anni, quindi. Vabbè, però puoi ampliare, insomma, non so, è poco. Tu anche balli? Sì, anche io maestro di ballo. È tutto, facciamo animazione, sempre io e lui. Facciamo un po' tutto noi lì dentro, quindi diciamo che tra tutti i soci del locale, quasi tutti maestri di ballo e soci del locale. Certo, quindi dà la passione. Per le danze caraibiche. Poi da quest'anno ci siamo spostati anche con la pista commerciale, abbiamo ampliata, abbiamo fatto più carina, con vocalist Luca Calvaresi. Tutti sabato sera Residence, e quest'anno una novità, i DJ, facciamo ogni sabato un DJ diverso. Ah, bello, a rotazione. A rotazione cerchiamo di prendere i migliori DJ della zona,
non vogliamo fare un presence fisso, okay. Cerchiamo di cambiare. E quindi è da provare, no? Perché è sempre diverso, quindi vale la pena. Noi siamo stati sempre etichettati come latinoamericano, quindi adesso ci stiamo spostando. Avete un po' l'aspetto, no? Già dall'aspetto si vede. Serata, latino, adesso con il commerciale ci stiamo difendendo. Per tutti i gusti. Dobbiamo ampliare la vista commerciale un po'. Bene, allora noi ci fermiamo un attimino, poi torniamo in diretta con voi, con Gianni Capretta e Fabrizio Ferri, dopo. Ed eccoci di nuovo in diretta, buongiorno a tutti, questo è il Pungiglione, io sono Corina Di Matteo, con me Gianni Capretta e Fabrizio Ferri, eccoci di nuovo. Allora, abbiamo parlato delle serate, non solo latino ma anche commerciale, ma il 100 è anche ristorante. Sì, noi abbiamo il ristorante, per adesso siamo aperti il sabato sera, collegata con la serata, noi abbiamo ristorante, pizzeria, hamburgeria, stuzzicheria, facciamo un po' di tutto. Ok. Il menù è la carta, quindi un ristorante normale, facciamo anche dei menù fissi per le comitive, organizziamo un po' il tutto. E più siamo aperti anche per vari eventi durante la settimana, da matrimoni, cerimonie, feste di laurea, eccetera. Su richiesta. Su richiesta è sempre aperto e prossimamente, lo possiamo annunciare Fabri? Annunciamo? Beh, annunciamo? Annunciamo. Da prossimamente saremo aperti dal giovedì alla domenica come ristorante e più ci inventeremo qualcosina di più. Che scopriremo, surprise, certo, non sveliamo tutti i segreti e le sorprese. Perché altrimenti dopo non ci invitano più, Fabri, ecco, giusto? Quindi... A posto, infatti, cioè, non saprei più cosa chiedervi, no? Quindi diciamo mano a mano un po' di cose. Ecco, bravo, bravo, giusto, giusto. Bene, perfetto, ma voi quando noi veniamo a trovarvi, no? Vi vediamo ballare? O siete lì sobri, seri, lavorate, cosa fate? Seri no, però... No, già si vede dalla faccia. Sobri neanche. Sobri neanche. No, come no, no, noi, vabbè, io e Fabrizio ormai diciamo che tra i vecchi veterani della costa che ballano il latino siamo... Beh, sì. Ormai sono 15 anni e più che ecco, facciamo... Ci avete una certa. Balliamo un pochettino di meno, però balliamo, dai. Ogni tanto, dai. Però sei ancora in forma? Sì, Mi mantengo sui balli di gruppo. Io neanche quello. Però... Li faccio io. No, balliamo sempre, comunque abbiamo le nostre scuole di ballo, abbiamo il gruppo degli allievi che comunque ci seguono. Poi ti seguono, no? Sì. E diciamo che sono la nostra anima. Vabbè, non è come prima che eravamo magari più spensierati, andavi in giro per il locale e ballavi, adesso devi vedere prima quello. Ragazzi, i figli, anche perché voi fate figli, cioè abbiamo scoperto questa cosa. Guadagno della famiglia che produce si allarga. E quindi niente, comunque se poi abbiamo uno staff di animazione che è veramente ampio. Una decina di ragazzi, sì. Ecco, quindi se non vuoi ballare sulla pista latina, se non vuoi ballare balli per forza. Perché non so se è una minaccia, no? Tipo minaccia, ok. Balli, no, non balli. Perché chi siamo da fare? Più o meno 5 ragazzi e 5 ragazze. Sì, più o meno sì. Senti Fabrizio, ma questo cappello è rubio, che vero, ma te lo sei fatto fare apposta? Certo. Fatto apposta per me, visto? Perfetto. Ormai sono anni che ho il nome, quindi sì, come mai? Io penso che neanche la mamma e il padre lo chiamano più Fabrizio. No, ma che poi è discreto, no, come cappello, non si nota questa mega scritta, devo dire, va bene. Si sveglia la mattina, è rubio, colazione. Beh, me l'aveva dato Cristian Martinez il soprannome. Ah, giusto. Ai tempi che era. Anzi, salutiamo il nostro caro domenicano Cristian Martinez. Il capitano che poi organizza questa stupenda serata il 24. Ok, perfetto. Non capisco il titolo perché purtroppo. Siete Pollo, è una canzone. È un meme. Sette polli sarebbe. Sì, sì. Stai scherzando? Sette polli. Di cosa parla questa canzone? Ma adesso non so se si può dire, siamo in faccia protetta forse. Ma davvero? Sì, beh sai, dopo sono sempre un po' spinte le canzoni, sia del dembow, il merengue, a volte sono spinte. Sono spinte? Sai. Ok, io non l'ho scoperto adesso, nella mia ignoranza. Puoi venire a vedere come spingono tutto quando la situazione. Con sette polli. Sette polli, giusto. Con sette polli, ok. Sette polli. Non vedo l'ora, ragazzi. Ci fermiamo un attimino, ascoltiamo una canzone insieme e poi i saluti finali. Okay. A dopo. Ci siamo tornati in diretta dopo Giuliano Palma e con me Gianni Capretta e Fabrizio Ferri. Allora, stiamo parlando delle vostre serate al 100, le vogliamo un po' ridire prima di salutarci, no? Così ricordiamo allora, tutti gli eventi. Il 24 dicembre, 7 Poio,
Serata di con... O meglio, sette polli. Ti è piaciuto? Tantissimo, lo dirò sempre. Con la direzione artistica di Cristian Martinez. Il 25 è la notte di Natale con Seo Fernandez e sempre con anche una sala commerciale, quindi sempre due ambienti. Il 26 Xmas Party, musica house e commerciale. Musica commerciale, sono due sale. Il 28 ci sarà la festa delle scuole, quindi una serata new entry per mercoledì 28. E poi che dire, il nostro cenone di Capodanno. Uno gli auguri di Capodanno. A Capodanno al 100, diciamo tutti quanti che chi vuole prenotare. Sì. I posti sono ancora pochi, sì, sì. Sono pochissimi, ancora ci sono, ma sono pochi. Stiamo ringraziando Dio, siamo quasi full. Manca veramente poco, il cenone di 60 euro. Perfetto. E il dopo cena 15 euro, senza prevendita, quindi si entra. Si entra. E via. E poi niente, i prossimi appuntamenti. Noi comunque ci diamo sulla piazza delle danze caraibiche, ci teniamo sempre impegnati. Quindi noi abbiamo a gennaio un altro ballerino e cantante, Johnny Vasquez. Ok. A febbraio abbiamo invece i Tropical Jam, sono campioni del mondo a Las Vegas. Poi ci abbiamo a marzo, da Ballando con le Stelle, Chiquito, i Dominican Power, quelli che hanno fatto il dembow, non l'hai visto mai? Aspetta, mi sto perdendo perché ogni tanto l'ho visto ballando con le stelle, sto cercando di ricordare. C'era l'ospite che lui faceva vedere come si ballava il dembow. Quindi okay. Chiquito e Dominican Power saranno con noi a marzo. Ed è difficile che non lo riconosci perché c'è il fisico uguale al mio, guarda. Fidati. Ecco perché, non mi tornava in mente. Era per quello. Sicuro. Ci siamo lì vicino. Scambio come fratello. Lui è leggermente più abbronzato di me. Ma poco. Nandicchia, sai come dice da noi, Nandicchia. Sì. Poi vabbè, aprile abbiamo Mirko Stefio, un'icona italiana della salsa, che verrà poi, giusto per il compleanno di Gianni Capretta. Giusto. Anch'io ad aprile sono nata, vedi? Sono nata? Il 12. Papà, io il 14. E a posto facciamo festa insieme. Quindi faremo festa R9, facciamo la diretta. Facciamo la diretta. Così per il nostro compleanno e festeggiamo. Perfetto, ci faccio, ci sto. A posto. Va bene ragazzi, allora grazie mille, buon grazie lavoro. Niente, io l'unica cosa volevo fare quello che vuoi. No, io volevo ricordare. No, volevo ricordare che il 100 si trova a Martinsicuro, via dei Castani. E la nostra info è 348 03 30 480. Vi risponde, segnate, 24 ore su 24 rispondi, vero? Risponde Enrico, quindi okay. Enrico è sempre sveglio. E niente, noi ringraziamo R9, grazie a voi e vi aspettiamo tutti quanti al 100 a Martinsicuro. Perfetto, grazie mille. Grazie allora a te. Grazie buona a voi. Giornata, grazie. Noi torniamo fra pochissimo in diretta con il Pungiglione e con nuovi ospiti. A dopo.